Ehi là ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questa nuova parte su Super Mario Odyssey. La scorsa volta abbiamo completato il regno di Bowser. Completato per modo di dire, perché ovviamente tutte le lune, le monete ovviamente sono in giro. E vabbè, quelle come al solito le abbiamo lasciate indietro. In ogni caso, a parte che io tipo non registro Mario Odyssey da non so quanti mesi anche, ti consiglio di usare questa comoda scorciatoia, ok? Non gioco più a Mario Odyssey da non so davvero quanto tempo. Questo per il semplice fatto che una volta lo stavo registrando per... Cioè, quando lo stavo registrando lo usavo come serie delle 6, quindi ci metteva un sacco di parti, uscivano un sacco di parti alla volta. Ok, vedete che ci sono anche un sacco di monete già in giro? Queste qua io le ho lasciate tutte in giro. Bravo. Bravo, complimenti. Però io adesso perché sono finito qua? Io in realtà non devo finire qua. Quello che dovevo fare io è, dato che nella scorsa parte abbiamo completato appunto il regno di Bowser, io in questa parte volevo... No, ok, non può andare nel... Vabbè. In questa parte volevo andare nel regno del cappello, perché abbiamo scoperto che se io adesso andassi qua, e non so perché mi rifà tutta la scena, me l'aveva già fatta? No, forse è la prima volta che lo vediamo. Ok. Mongolfiera completata. Innanzitutto. 301 lune. 301 lune mi sa che sono poche. Adesso non mi ricordo quanto mi avevate detto. Ma mi pare 999. Può essere? O sto esagerando io? Mi sembra un numero così a caso. Odyssey funziona a pieno regime. Ottimo. Per cui, appunto... C'era stato detto che Bowser andava sulla Luna a sposarsi, quindi noi dobbiamo inseguirlo sulla Luna. Cos'è, il regno della Luna, sì. Ok. E risalvare Tiara e Peach. Non, in realtà non è ora per niente. Anche perché noi andiamo al regno del cappello, appunto. Cosa? Ma io ti ammazzo. No. Non mi fai andare al regno del cappello. Ma dobbiamo andare per forza al regno della Luna? Ma pensa te. Ma pensa te. Cioè, io potevo andarci per tutto questo tempo, ovviamente no, adesso li gira e dobbiamo salvarla il prima possibile. Abbiamo aspettato 6 giorni che magari mi giravo, mi addormentavo davanti alla nave, no, adesso dobbiamo salvarla. Ma porca vacca, guarda, c'è l'unica volta che voglio andare al Regno del Cappello. Vabbè. Ok. Finiremo il gioco. Ovviamente sarà un po' di roba. Da fare poi. A quanto pare. Sarà tutto nel post game a sto punto. Che in realtà non volevo neanche fare. Cioè, volevo farlo prima in modo da arrivare completato da Bowser. La facciamo adesso. E poi voglio vedere questa battaglia contro Bowser nello spazio. Dentro una chiesa poi. Ah, va bene. Ah, va bene. Cos'è che era Cresta Selenica, il luogo? Le nozze lunari di Bowser. Faremo a botte in un luogo sacro, vabbè. Cosa vuoi che sia, tanto? Là ho visto che c'è una luna, forse, in alto. Per tutte le tube, che eleganza. Tiara e Peach si trovano laggiù, dobbiamo fare presto. Ok. Ho visto che... Sì, ho visto che c'è una luna, forse, nascosta. Porca vacca, eh beh, è vero. Giustamente essendo sulla luna dovremmo saltare più in alto. Ottimo. Questa è una cosa molto buona. Comunque, no, bellissimo. Sono astroschegge. Fatemi provare ad andare a prendere quella luna. Oppala! E uno. Sì, vabbè, lune normali. E una. Buona. Sai che stavo dicendo? Che praticamente, finito il gioco, penso che dovremmo... dovremmo ripercorrere tutto quanto, però guardando bene dove andiamo, perché io ho lasciato davvero un sacco di cose in giro.
Cioè, non ho controllato bene. Ci sono molte. A parte che ci sono molte lune che appaiono solo dopo che avete fatto un determinato percorso. Ehi. C'è già tip tap qua. Tic tac. Come si chiama? Atletic tac. Io vedo, no? Se mi metti una roccia davanti, io vedo tu. Grazie. Grazie. Partiamo bene. Cioè, adesso davvero, spiegami come faccio a vedere se mi metti una roccia davanti. Cioè, ma devi avere dei problemi. Oppala. Ok, va là. E una. E un'altra è andata. Ok, non so. In realtà non ho ancora capito se di Athletic Tac ce ne sono due. Ce ne sono due per ogni. Ehi. Ehi, t'ho visto. Perché è apparso quello però? Perché ho fatto lo schianto a terra? Può essere? Non lo so. Comunque non ho capito se di Athletic Tac ce ne sono due per mondo. Oppure ce n'è a caso. Perché ogni tanto ne ha uno, ogni tanto ne ha due. Non so se ne ha avuti tre anche. Non. Dove va questo? Insegue quel coniglio. Ma quelli si possono rompere. Vieni qua, vieni. Questi qua sembrano gli astroconigli di Galaxy. Poi questa musica. Cioè, c'è pure un robo brutto lì che vola, cos'è? No, ma si è ricaricato. Stupido coniglio, ti tira un sasso in testa. Bravo. E lì c'è tutto un percorso. Ok. Ci arrivo da là. Dall'inizio. Ho ricevuto anche tanti consigli da parte vostra, più che altro per quanto riguarda i tubi verdi, quella questione delle tre monete, no, delle due cose, dai. Delle due lune che ci sono dentro, oppure per i razzi. O comunque anche consigli su dove sono certe cose che comunque avevo già preso in realtà. Che quindi non mi serviva. Ok, qua ce n'è una, per dire. Perché mi pare che mi abbiate detto che dentro le porte. Cioè, non necessariamente ce ne sono due. Per dire, dentro le porte dove devi lasciare il cappello. Ce n'è una o due, no? Adesso non mi ricordo cosa mi avevate detto. È passato un sacco di tempo, però. No. Eh no, però. Lì c'è altra roba. Scusa, lì ci sono quelle tre cose. In un modo ci arrivo. O c'è un blocco invisibile. O perché qua non posso andare. Cioè qua mi è impossibile saltare. No, preso in pieno. C'è un blocco invisibile qua. Non posso arrivare là sopra io. Non posso lanciare niente. Posso correre. Ah, posso correre. Oddio. Vola, non è che corre, vola. Ma che cacchio è? Vabbè. Mi sa che non ha molte cose questa, aspetta. Fatemi controllare. No, 27 lune e 50 monete. 50, oddio, non so quante sono, perché ancora non abbiamo esplorato praticamente niente. Però a me, sinceramente parlando, non mi sembra che ce ne siano 50. Sembra un po' infattibile come situazione. Trovarne 50, no? Se poi tipo cadessi giù di sotto invece cosa. Cosa succederebbe? Che cacchio fai? Ma che cacchio fai? Ma posso tipo. Devo saltargli in testa lui. Sicuramente. Allora di là si può andare. Aspetta, io ero di là prima. Perché non l'ho visto? Sono cieco. Di qua c'è un passaggio a muro.
Senti la musica come tranquilla. Davvero, mi sembra un sacco Galaxy. A parte che in Galaxy non c'era. Cioè, questo qua è fatto molto spazio. Cosa mi dici te? Tuffo, se quando salti ti rendi conto di aver bisogno di una spinta per andare più lontano, premi in ordine ZL e Y. Ok, mentre sei ancora a mezz'aria per tuffarti in avanti. Sì, questa qua me l'avete anche consigliato. Ah, devo premere forse insieme? Ehi, ok, devo premere insieme. Me l'avevate anche detto, mi avete detto, guarda che c'è sta mossa che puoi fare. La vista sul nostro pianeta è mozzafiata. Ah, wow, wow. Sì, che poi non, che ti, si viene a sposare qua a Bowser, ma è scemo quell'uomo. La tartaruga, che cacchio è? È matto. Comunque c'è, si può usare quella mossa. Ok. Sì, non la useremo mai praticamente. Cioè, mi avete detto usala, usala, che ti serve, usa. Non la userò mai. Ma lo sapete anche voi, perché tanto non la so usare. Cioè, già faccio fatica a usarla. Bravo. No, ok. Volevo tentare, no? Ho detto, dai, vediamo cosa c'è sotto. Non è che sono caduto io. Cioè, l'ho fatto apposta, ovviamente. Ma perché mi fa ricominciare da qua ogni volta? Ma ce l'hai con me? Questa cosa, ragazzi, non la vedrete mai più da nessuna parte. Mai più. Porca vacca. Questi sono i trick che si fanno in Mario. Non il cappello, la giravolta. No. Solo qua li potete vedere, questi trick. Da nessun'altra parte. Porca vacca. Dove sono i miei soldi? Datemi i soldi. Adesso ho bisogno di essere pagato io per queste cose. Non è che posso fare gratis tutto. Porca vacca, che trick. Cioè, ragazzi, io voglio che voi vi rendiate conto a che persona state seguendo. Cioè, vabbè, io no. Certe volte non ho parole neanche per me stesso. Sì che l'abbiamo visto sta roccia, ma se nessuno mi spiega come cacchio attivarla. Porca vacca, stupido octopus. Nessuno mi dice niente, cosa attivo a fare se non so attivarla? Niente, non funziona. Per me è rotta. Ah, wow. Dritto! Oh Mario, oddio. Ho preso paura. Ce la possiamo fare, eh? Ok. Dritto di nuovo. Oh mio Dio, ce l'ho fatta davvero? Vabbè. A caso. Arrivo. Bravo. È impossibile muoversi con sta roba. Porca vacca. Ti stavo dicendo che è tipo Galaxy, solo che qua è fatto molto più a mo' di luna. Cioè qua proprio manca la gravità. Cosa che in Galaxy era la normalità. Cioè, in realtà mancava la gravità in certi posti. Diciamo che il non avere la gravità era per certi livelli. Ah, qua è passato Bowser. Ma Bowser, ma che problemi hai? Ma perché? Perché devi fare un salto del genere quando potevi sposarti sulla terra? Ma che problemi? Io davvero non capisco certe volte. Per me qua si passa così. Opalala. E via. Semplice. Anche di là si fa la stessa cosa. Però davvero, cioè, non c'ho proprio le parole neanche per dirlo. Fate voi. Imbucanarsi sulla luna. Una chiesa proprio ancora più imbucanata. Perché tanto imbucanata, perché non lo sapesse, tipo nei casini, nascosta, robe così. Per cosa? Per un matrimonio che tanto ti sventeremo. Ti toglie, cioè fallisce. Lì però lui mi fa fare quel salto per quale motivo?
Ciao. Questo tunnel è parecchio profondo. Vai tranquilla, sono abituata. Che detta così è veramente brutta. Uccidere questo. Ok, siamo già a 30 però. Arrivo. Quasi. No! Ma come ho fatto a perdere il fungo? Ah, cacchio, perché sono caduto. Ah, è vero. Mi stavo scordando quel dettaglio particolare che è la mia morte. Ok, questa è una casa brutta però. Ho bisogno del mio... del fungo io. Del fungo vita da 6. Quello che è. E ce n'è un altro, per favore. Non me ne potete dare uno per livello? Vi prego, ho paura io. L'enigmicia. Enigmicia? Come si chiamava? Ciao. L'enigmicia, sì. Benvenuto viandante. È un benvenuto anche a te, essere cappelluto. Siete pronti a rispondere al mio quesito? Certa. Puoi veramente permetterti il lusso di rispondere ai miei quesiti ora? A te che importa? No, dai, oh. Cioè, cosa devo rispondere allora? No, per forza. A dire il vero, no. Esattamente il mio caro relatore di responsi corretti. Ci sono una miriade di altri modi per impiegare il tuo tempo. È solo perché sei fatta di sabbia, perché sennò ti darei fuoco. Ti faccio diventare un blocco di vetro. Sai? Posso farlo, eh? Ma, cioè... Cosa è successo? Sono morto? No? Ah, ok. Vabbè, dentro la luna siamo, eh? Ricordiamoci questo intanto. No, no, che qua... Poi magari si perde un attimo... Il senso, ah, la gravità è normale, giustamente, tanto siamo sempre nella luna. Vabbè, o c'è un tunnel enorme lungo non so quanti miliardi di chilometri. Quanti chilometri ci sono dalla Terra alla Luna? Io adesso c'ho un lapsus, non mi ricordo. Vengo a prendere anche voi, stupidi tartossi. Ehi! Cacchio, c'ho i tartossi davvero. Andiamo, piccolo tartosso. Guardalo come svolazza. No fear of no one. Oddio, ho rifatto il... Ho rifatto il salto magico, quello che è. Là c'è un cuore. Dammit. Cacchio, qua c'è un cuore da 6. No, ormai ero abituato alla gravità, dai. Non me la puoi togliere così. Aia. Oh cacchio. Oh cacchio, 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 cacchio. Oh cacchio, cacchio, cacchio. Oh cacchio, cacchio. Oh cacchio. Ho bisogno di quel cacchio di cuore da 6. No, no. Lasciami un attimo. Tartossa, risveglia. Bravo. Ho bisogno di sto cuore. Ottimo. Oh, mi sentivo perso. Allora, lì sopra... Possiamo andare, no? In che modo? Bella domanda. E tipo... No, perché da lì sopra... Ah, forse da sopra là. Bisogna fare un po' di trick. Però io devo arrivare là dopo. Mi sto muovendo perché sto scuotendo e non sto facendo niente. Ok. Bene. Arrivati qua. Là c'è un coso. Là c'è un qualcosa, l'ho visto. Sulla parete. Però non so se possiamo prenderlo. Là c'era un fungo, vabbè. Non so se possiamo prenderlo. Qui vieni con me. Oh mio Dio, cosa ho fatto?
Come sono salvo? Non lo so. Non lo so. Ecco. Perché? Aspettami. Come faccio a passare sto coso? Così. Al diavolo. Ho perso il mio coso di nuovo. Uffa. Ma cos'è sto... Oh, ma sono tutti i nemici che abbiamo incontrato. C'hanno tutto il cappello di Bowser. Com'è che si faceva? Con Y. Ah, ok. Ok, però se... C'è un problema qua, eh. Io ve lo dico. Opala. No, non mi toccare. Questo è il problema. Ho una vita. E se nessuno mi dà niente, io, cioè, io perdo tutto. Oh, ah, siamo qua. Siamo qua. Molto bene. In realtà molto bene. Perché se io per esempio no, mi riporta. Ok, niente, posto. E vabbè, ci stavo pensando. Guarda dove va, guarda. Si vede solo l'ombra che cade. Allora, abbiamo detto che là non possiamo andare. Perché non possiamo andare? Perché in realtà non ci arriviamo proprio. Ah no, noi dobbiamo scendere per forza. Cioè dobbiamo scendere per forza per prendere l'oro e con cui volare, ovviamente. Ok. No. Di nuovo no. Guarda lì sopra. Guarda lì sopra. Cosa ho sgamato. Bowser, volevi nascondermelo. Te non sai chi sono io. Cos'è sta roba? Guardala. C'è anche nell'altro. Non c'è nell'altro. Tiè. Va là che l'ho vista. Ero lì fermo. Ho detto. Ma c'è un pallino verde in testa. Ma che problemi c'ha? Top. Queste si spengono anche. Immaginiamo.